punto di vista che io voglio rappresentare è quello proprio dei RUP in realtà, perché forse viene poco ricordato che i RUP sono quelli che si trovano a dover applicare delle norme senza avere né conoscenza spesso e né nei piccoli comuni, come prima il segretario generale ricordava avendo fatto il prefetto, nei piccoli comuni spesso si è anche privi di un'assistenza dal punto di vista normativo, legale, eccetera, quindi si è veramente da soli. Allora i CAM l'abbiamo esaminati, c'è cioè proprio un gruppo di lavoro ad Itaca che ha anche predisposto un preziario cammato, come si dice, no? Che però rischia nella sua applicazione di trovare soltanto posizioni di privilegio, che sono quelle aziende che sono poche, quelle imprese che sono poche, che hanno queste caratteristiche. E quindi questo è un ragionamento che dobbiamo fare, cioè noi dobbiamo cercare di far crescere la consapevolezza nella pubblica amministrazione, e che è importantissima, e quindi far capire che è un obiettivo dal quale non si può tornare indietro, perché la qualità ambientale è un obiettivo di tutti noi e quindi non ci sono né dubbi né ripensamenti da parte delle regioni, ma certamente sia il mondo delle imprese, perché in realtà guardando soltanto il mondo delle costruzioni sul quale Itaca si è impegnato, si sono trovati soltanto 400 materiali certificati. Voi capite che rispetto alle decine di migliaia che sono a disposizione sono pochissimi. E allora che succede? E diciamocelo quello che succede, guardiamo la realtà proprio per poterla poi modificare insieme, come si è detto, e sia Itaca che come Regione Marche siamo a disposizione. Rendiamoci conto che la maggior parte delle stazioni appaltanti fino ad oggi, e parlo dal 50 al 2016, ha evocato i criteri CAM della sostenibilità senza in realtà applicarli. Allora il passo, guardi, io la faccio venire in Regione Marche, lei viene e parlo come quello che dico, me ne assumo la responsabilità. I materiali sono soltanto pochi e quindi io credo che si debba lavorare ancora molto, e noi siamo a disposizione. Mi dispiace che il direttore si sia offeso, ma non parlo male di lui, parlo della mia regione. Noi siamo qui per formare le regioni, quindi questo è lo scopo del progetto e anche di altri, perciò sicuramente la regione Marche anche potrà beneficiare di questa formazione. Grazie. Allora.